l'ho fatto per te, Rarity. Guarda un po'. È una casa fatta col gelato. Tetto di panna montata, pareti di gelato al pistacchio. Twilight! Oh, ciao, Spike! È notte fonda, perché trotterelli per tutta la casa? Francamente, non so come fai a dormire in un momento come questo! Alle 3 di notte? È tragico! È orribile! È tremendo! Non riesco a capire, cos'è successo? Ecco, guarda tu stesso! Non abbiamo partecipato alla giornata ecologica? No, il problema è che ho appena finito di stilare l'agenda di questo mese e non mi è rimasto lo spazio per stilare quella del mese successivo! Non capisci? Stando alla mia agenda non avrò tempo di stilare un'altra agenda! Potrei spostare l'incontro con la commissione del fieno all'altro martedì, ma dovrei rimandare l'incontro con Pinkie Pie! E sai che organizzarsi con lei è un incubo! È una calamità planetaria! Questo può scombinarmi tutto l'anno! E mi sono svegliato da un sogno gelatoso per questo. My little pony, my little pony. Amore sia, sii gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi, sì. I migliori amici che potrai trovare. Ho trovato! Ecco la soluzione! Se riuscissi a leggere contemporaneamente l'arte degli incantesimi dell'invisibilità e breve storia di Canterlot, mi rimarrebbe un buco di circa mezz'ora! Eh? Ma che cosa succede? Devi assolutamente ascoltarmi! E tu chi sei? Cioè, so che sei me, ma anch'io sono me. Non possono esserci due me, non è scientificamente possibile. Tu non sei scientificamente possibile. Ti prego, ascoltami, ho un messaggio molto importante per te dal futuro. Vuoi dire che vieni dal futuro? Esatto, ma ascoltami. Cosa ti è successo? Il futuro deve essere orribile. Per favore, non ho molto tempo. In futuro ci sarà per caso una guerra epica fra pony? Provengo dalla mattina di martedì prossimo, ma questo non è importante. Non riesco a credere che sia possibile viaggiare nel tempo. Come hai fatto? Cioè, come ho fatto a capire come si fa? Gli incantesimi sono nell'archivio di Canterlot, ma questo... Davvero? E dove? Io non li ho mai visti. Nell'ala di Star Swirly il barbuto. Ora ti prego, lascia che ti dica. È bello viaggiare nel tempo, o forse è doloroso, o così tante domande da... C'è una cosa estremamente importante che devo dirti riguardo al futuro e ho solo pochi secondi, perciò devi ascoltarmi. Qualsiasi cosa farai. Dov'è andata? Oh no, ma di che cosa voleva parlarmi? Quei vestiti, quella criniera, quella benda. Oh, com'era conciata male. Cioè, com'ero? O meglio, come sarò? Oh! Voleva avvisarmi che mi accadrà qualcosa di terribile nel futuro. Oh! Muoviti, Fluttershy! La festa non può cominciare finché le provviste non saranno arrivate! Felice di aiutarti, ma... La prossima volta posso portare io i palloncini! Ascoltate, amici! Ho qualcosa di molto importante da dirvi! Non c'è proprio niente da ridere! Dobbiamo affrontare un'emergenza! Ho ricevuto una visita dalla futura me stessa. Non è uno scherzo! La futura me stessa mi ha parlato e ha detto che a Equestria entro martedì mattina avrà luogo una terribile catastrofe. Che tipo di catastrofe? Non lo so. È stata risucchiata nel futuro mentre stava per spiegarmelo. Si salvi chi può! Aiuto! Che cosa possiamo fare, Twilight? Non riusciremo a salvarci se non sappiamo di cosa si tratta! Cercheremo di scoprirlo insieme e ci metteremo al sicuro. Rainbow Dash, tu e gli altri Pegasus sorvolate Equestria alla ricerca di qualsiasi cosa che potrebbe provocare un disastro. Mi raccomando, qualsiasi cosa! Agli ordini! Tutti gli altri pony... Ah! Ah! Tutti gli altri pony non si fanno prendere dal panico con me, no? Ah!
Tutti gli altri pony renderanno Equestria sicura e a prova di disastro. Della Evertree Forest. Il perimetro è sicuro. Ottimo. E la mia squadra non ha trovato niente di allarmante da Philadelphia alla Pegasus. Buona notizia. Beh, abbiamo fatto tutto quello che c'era sulla lista, ma c'è qualcosa che... Sembrava quasi che la futura me stessa avesse combattuto. Ho la sensazione che dovremmo occuparci di cose più importanti, di bulloni allentati e tubi che perdono. Messaggio a tutti i pony. Seguite il mio esempio. Che cos'è quel coso? Quello è Cerbero. Dovrebbe essere a fare la guardia ai confini del Tartaro. E se si trova qui, tutte le creature malvagie che vi sono imprigionate potrebbero fuggire e distruggere Equestria. Distruggere Equestria? Sì, non lo trovi fantastico? Ehi, Cerbero, sembra che tu abbia bisogno di essere addestrato all'obbedienza. Un addestramento magico all'obbedienza. Chi è questo bellissimo cagnolone a tre teste? Wow! Sapevo che eri brava con gli animali, ma non pensavo fino a questo punto. Ah, è solo una grande palla pelosa che è fuggita dal suo cortile, tutto qui. È vero, Cerbero? Ma chi è questo bel cagnolone? Ma chi è? Ehi, Pinky! Sì, Twilight? Per caso hai un pallone da prestarmi? Ho palloni nascosti in tutta Ponyville! Sono pronti per ogni emergenza! Bel cagnolone! Guarda che cosa! Tornerò appena l'avrò riaccompagnato ai cancelli del Tartaro! Una volta che sarà a casa sua, credo che saremo salvi! Mi piacerebbe che Twilight si imbarcasse più spesso in avventure epiche. Erano settimane che non dormivo così. Ehi, Twilight, con Cerbero com'è andata? Bene, l'ho riportata a casa prima che le creature malvagie fuggissero. Oh no! È solo il volantino per ritrovare un noto cane smarrito. Credo che la principessa non sappia che Cerbero è stato qui. Non è per quello, ma per questo! Quel piccolo taglio. Dovresti essere un po' meno fifona, Twilight. Disinfettalo e guarirà presto, vedrai. Il taglio è nella stessa posizione in cui ce l'aveva la futura me stessa. Vuol dire che non siamo affatto fuori pericolo. La catastrofe è ancora imminente. Se il disastro non era rappresentato dalla fuga di Cerbero, quale potrebbe essere la vera causa? Non lo so proprio, ma ti conviene smettere di trottare in cerchio. Hai scavato un solco nel pavimento. Non ho tempo per le tue prediche, Spike. Si tratta di una questione seria. Le mie prediche? Ho fatto tutto quello che mi è venuto in mente per cambiare il futuro, ma non ha funzionato. Però forse non è quello che faccio. Forse è quello che non faccio. Se resto qui immobile e non muovo un muscolo fino a martedì, non mi capiterà di fare quello che la futura me stessa mi stava dicendo di non fare. Davvero? Quindi, succeda quel che succeda, non muoverai un muscolo, eh? Quando è così, forse non ti dispiacerà se io mangio una vaschetta intera di gelato! Au! Che buono! Spike, basta! Pensa al mal di pancia! Il mal di pancia, eh? Problemi dello Spike del futuro. Ciao, Twilight! Un'altra Pegasus mi ha appena comunicato che a Baltimore non c'è niente... Il solito goloso! E tu perché non lo fermi? Non può, perché ha
ha deciso di non muoversi fino a martedì prossimo. È convinta che in questo modo eviterà la catastrofe. Questa sì che è bella. Oh, attenta, Twilight, c'è un topolino dietro di te. Aspetta, voglio vedere se non si muove. Oh no! Che cos'è successo? Mi dispiace così tanto. Io non volevo, giuro che non l'ho fatto apposta. Lo specchio. Non sono sicura che sia una buona... Lo specchio! Oh no, è la stessa pettinatura che aveva la futura me stessa. Se vuoi il mio parere, io trovo che non sia poi così male. Non è per la criniera. Questo è l'ennesimo segno che il futuro non è cambiato. Anche restare ferma non è servito a niente. Come vorrei che ci fosse un modo per conoscere il futuro e poterlo cambiare. Vuoi conoscere il futuro? C'è qualcuno a Equestria che può aiutarti? Che cos'è? La tenda di Madame Pinky. Madame Pinky? Entrate! Entrate fiduciosi nella tenda di Madame Pinkie Pie! Per trovare le risposte che cercate, consulterò la sfera mistica del destino che mi fa conoscere il passato e il futuro! Vi piace la mia sfera mistica del destino? L'ho appena comprata! Bella, vero? Sì, è meravigliosa, Pinky. Fissate attentamente la sfera di cristallo! Potrà anche svelarvi se sarete invitati a un ballo! Ah, certo! Vedo già qualcosa! Si tratta di una visione del futuro che verrà! Io vedo che tu, Twilight, riceverai un bellissimo e tanto sognato regalo di compleanno l'anno prossimo! Ah, sì, eh? Questo è tutto! Ne sei sicura? Sì! Un bellissimo regalo! Pinky, mi serve che la tua sfera mistica mi dica di quale catastrofe imminente mi stava parlando la futura me stessa! Che stupidina! La mia sfera mistica non fa vedere disastri, catastrofi e sciagure. Riesce a predire solo eventi frivoli e immediati. Come questo, visto? A proposito, da dove sarà arrivato? Non vedo Twilight da quando le è caduto quel vaso in testa. Spero che non sia arrabbiata. Si è spostato di 0,02. Riparto il 15. Azimut negativo sulla settima luna. Ciao, Pinky! Si sta impegnando al massimo per scoprire qual è il suo prossimo regalo di compleanno, vero? Non mi interessa. Basta che mi lasci mangiare il gelato. Perdonami, Spike del futuro. Tutto bene, Twilight? Ciao, Pinky. È un piacere vederti. Mi aiuti a ricalibrare il mio telescopio da 235 mm? Ma certo! Dopo che sono venuta nella tua tenda e mi è caduto in testa quel vaso, vedi la fascia? È proprio come quella che aveva la futura me stessa. Carina! Insomma, ho avuto un'illuminazione. Fare le cose non funzionava, non farle nemmeno e non potevo neanche predire il futuro. Mi restava solo una possibilità. Monitorare ogni cosa. Ha senso, quindi? Indipendentemente da ciò che accadrà in futuro, sarò pronta! Avevo notato qualcosa nella nebulosa testa di cavallo, ma dopo averla osservata per 3 ore ho capito che mi sbagliavo! Per 3 ore? E quando hai dormito? Non ho dormito, non dormo da quando la futura me stessa è stata qui! Mancano 3 giorni a martedì e dopo potrò dormire quanto voglio! Sei rimasta sveglia troppo a lungo! Vero! E poi martedì non è fra 3 giorni, martedì è già domani! Ah! Pinky, sei riuscita a ricalibrare il mio telescopio da 235 mm? Ma se non so nemmeno come si fa! Au! Il mio occhio! Non preoccuparti, Twilight! Ho nascosto bende per gli occhi dappertutto! Sono pronti per ogni emergenza! Ecco, sembri un pirata! Un pirata assonnato con una criniera molto strana! La benda sull'occhio! È un altro segno! Ormai si è avverato quasi tutto e io non ho fatto niente per prevenire la catastrofe! Se domani è martedì e il cataclisma avverrà entro domattina, mi rimane un'unica soluzione! Dovrò fermare il tempo! Ok, gli archivi di Canterlot sono laggiù, muoviamoci! Ma
perché ci stiamo aggirando furtivamente? Non è illegale passeggiare per Canterlot. Una guardia! Fate le statuine! Per un pelo. Non capisco perché mi hai fatto indossare questa roba. L'abbiamo indossata per divertirci? No, non c'è niente di divertente. Ah! Ne sei sicura? Concentratevi, ragazzi. Per evitare la catastrofe dobbiamo fermare il tempo. E gli incantesimi del tempo sono conservati nel reparto più sicuro di tutti gli archivi. Ecco perché ci siamo travestiti. Fantastico! Sembra divertente! No, non è divertente! Oh, no! Non ho ancora capito come fermare il tempo possa aiutarla a scoprire quale sarà il suo regalo di compleanno. Via libera. Sollevatemi piano all'altezza della finestra! Oh, oh. Mettiamo fine a questa storia. Sono giusti, la sala degli incantesimi dovrebbe essere proprio questa. Twilight? Cosa c'è, Spike? Siamo entrati da qui prima. Forte! Possiamo rifare ancora l'entrata! È stato divertente! Non riesco a capire. Dovrebbe essere proprio qui. E adesso come facciamo a trovarla? Forse lo potremmo chiedere al custode della sala degli incantesimi. Ah, non l'avevo vista. Guardate, sono tutte pergamene magiche. Ce ne sono più di quanto potessi immaginare. Twilight, c'è una guardia! Ah, e adesso che facciamo? Che facciamo? Oh, ciao Twilight! È da un po' che non ti fai vedere. Lascia che ti apra io la porta. Grazie mille. Oh no, no, no! Guardate! Sono proprio uguale alla futura me stessa! Si è avverato anche l'ultimo segno! E questo non va bene, è vero? Venite! È quasi martedì mattina e il disastro dovrebbe succedere da un momento all'altro! Come troviamo l'incantesimo per fermare il tempo? Ce ne sono un milione qui dentro! Non lo so! Twilight, è finita! È ufficialmente martedì mattina! No! Martedì mattina! La catastrofe sta arrivando! Ti sei sbagliata, Twilight. Non ci sono catastrofi. Sembra anche una bella giornata. Buongiorno, Twilight. Bella pettinatura. Felice martedì. Com'è possibile che nessuno sia sorpreso di vedermi gironzolare qui dentro? Quindi significa che non ci sarà mai una catastrofe. Possibile che io mi sia preoccupata così tanto per nulla? Io non riesco a capire. Se la Twilight del futuro non voleva avvisarti di un cataclisma, allora che cosa voleva dirti? Questo non lo so, ma di una cosa sono certa. Ho un aspetto veramente ridicolo. Sì, è vero. È tutto perché non riuscivo a non preoccuparmi per ciò che sarebbe accaduto in futuro. Beh, non lo farò mai più. D'ora in poi risolverò i problemi a mano che si presentano e smetterò di preoccuparmi per le piccole cose. Fantastico! Significa che non trotterai più in piena notte? No, d'ora in poi cercherò di dormire. Se solo avessi imparato la lezione una settimana fa, non avremmo affrontato tutto questo. Twilight, guarda! Ho trovato questo! Non ferma il tempo, ma ti permette di tornare indietro. Dice che puoi farlo una sola volta e dura pochi minuti. Può esserti d'aiuto? Pinky, sei un vero genio! Yahoo! Ora potrò dire alla me stessa del passato che non deve preoccuparsi per una catastrofe che non si verificherà mai! Twilight!
Violet, devi assolutamente ascoltarmi. E tu chi sei? Cioè, so che sei me, ma anch'io sono me. Non possono esserci due me, non è scientificamente possibile. Tu non sei scientificamente possibile. Ti prego, ascoltami, ho un messaggio molto importante per te dal futuro. Vuoi dire che vieni dal futuro? Esatto, ma ascoltami. Cosa ti è successo? Il futuro deve essere orribile. Per favore, non ho molto tempo. In futuro ci sarà per caso una guerra epica fra pony? Provengo dalla mattina di martedì prossimo, ma questo non è importante. Non riesco a credere che sia possibile viaggiare nel tempo. Come hai fatto? Cioè, come ho fatto a capire come si fa? Gli incantesimi sono nell'archivio di Canterlot, ma questo... Davvero? E dove? Io non li ho mai visti. Nell'ala di Starswirly il barbuto. Ora ti prego, lascia che ti dica. È bello viaggiare nel tempo? O forse è doloroso? Ho così tante domande da... C'è una cosa estremamente importante che devo dirti riguardo al futuro e ho solo pochi secondi, perciò devi ascoltarmi. Qualsiasi cosa farai, non devi perdere tempo a preoccupartene. Ah, come ho fatto a non riuscire a dirglielo? Almeno le hai detto del suo bel regalo di compleanno. Ricordate giorni fa quando la futura me stessa è venuta ad avvertirmi? Ero io che cercavo di dire a me stessa di non preoccuparmi troppo. Ora passerò tutta la settimana a preoccuparmi di una catastrofe che non avverrà mai! Oh! Oh, non ti preoccupare. Adesso sono affari della Twilight del passato. Sì, credo che tu abbia ragione, Pinky. Oh, il mio stomaco! Io credo che sia colpa di quel gelato. Pensavo che sarebbe stato un problema dello Spike del futuro. Ma adesso sono io lo Spike del futuro. Oh! Forza, Spike del futuro. Torniamocene tutti a casa.